L'aggiustamento posturale del paziente in carrozzina svolto in autonomia, prevede l'utilizzo di una strategia che viene definita cammino ischiatico, che consiste nell'allontanamento della schiena dallo schienale della carrozzina e l'avanzamento progressivo di una parte di bacino alla volta fino a che i piedi non sono sufficientemente appoggiati a terra e il bacino è sufficientemente avanzato al bordo del sedile. La manovra contraria, quindi il riposizionamento del bacino verso lo schienale della sedia, può avvenire anche in modo simmetrico. Quello da cercare di evitare è che il paziente utilizzi come strategia di avanzamento la spinta con la schiena e lo scivolamento simmetrico anteriore del bacino.